Benvenuti a tutti, siamo qui negli studi di Io Gioco che in questa giornata trasmette da una nuova manifestazione che si è concretizzata qui nella piazza milanese che si chiama Entra in Gioco. Una manifestazione in cui Io Gioco crede molto e quindi è qui con i suoi tavoli e girando per i corridoi di questa manifestazione incontra gente e abbiamo avuto il piacere di notare che tra queste persone ci sono anche famosissimi autori e qui con noi abbiamo portato Francesco Testini. Buongiorno. Ciao. Francesco. Buongiorno, grazie a voi e insomma è un piacere anche per me incontrarvi. Allora, con Francesco noi abbiamo visto giocava prima in una zona della fiera tutta dedicata all'aspetto più autoriale. Esatto. Quindi insomma anche gli autori sono qui a Entra in Gioco. Sì. E cosa fate qui? Allora, c'è un'area SAZ appunto dedicata agli autori. Ieri abbiamo fatto un po' di playtest. Molto interessante, abbiamo avuto la possibilità di giocare sia con ospiti della fiera, sia darci qualche consiglio tra di noi autori e oggi c'è la possibilità di giocare con l'autore, quindi si può sfidare l'autore e avere anche un po' di informazioni su come è nato il gioco, un po' di curiosità, no? Perché è sempre interessante, certo, capire come nasce un gioco, no? Infatti prima quando ci siamo incrociati tu stavi proprio giocando a Tang Garden, esatto, che è uno dei, esatto, tuoi giochi, insomma, sì, diciamo forse il più famoso, quello che è più rappresentativo di, sì, tutta la tua ludografia. Sì, sì. E di Tang Garden ci dicevi prima dietro le quinte, c'è il gioco base che è uscito ormai qualche anno fa, sì, ma in realtà c'è stata una continua evoluzione di questo gioco. Con il gioco base erano uscite le prime due espansioni, Golden Age e Ghost Stories, che aggiungevano nuovo materiale, ma sostanzialmente mantenendo il modo di giocare. Adesso c'è Seasons in consegna l'anno prossimo. Quindi progetto Kickstarter, che sì, arriva alla consegna a breve. A breve e che conterrà un bel po' di succose novità, perché ci sono degli scenari, ogni scenario ha un modo di giocare diverso, ha dei nuovi elementi, abbiamo le pagode, abbiamo gli insetti, abbiamo i cespugli, sono le foglie autunnali, perché Seasons e rappresenta Tang Garden e le diverse stagioni, quindi avremo uno scenario per la primavera, uno per l'autunno, l'inverno e così via, ma sono tutti modi diversi di giocare, quindi c'è tanto materiale. Ovviamente tutto questo materiale, come piace agli appassionati, confluirà in una big box, con un organizer davvero ben fatto, perché sono tanti gli elementi adesso che comincia ad avere Tang Garden e quindi bisogna tutto organizzare per bene. Seasons è l'ultima espansione di Tang Garden che così chiude un ciclo, insomma chiude il cerchio. Ecco, ricordiamo per chi magari non conosce tanto bene Francesco, lui è probabilmente uno degli autori che ha pubblicato di più su Io Gioco, perché sì, tanti giochi degli inserti di Io Gioco sono stati curati da Francesco e anche alcuni giochi che poi sono andati agli abbonati, ce li abbiamo qui, ad esempio famosissimo Le Mura di Alesia, ma anche questa che era esatto, una sfida a due giocatori, sì, ambientato in Xi'an, che è un altro dei tuoi giochi, sì, molto famosi. Li mettiamo qui così li facciamo vedere a favore di questa telecamera. E autore Francesco estremamente prolifico e quasi inarrestabile, sempre con progetti in cantiere, tanti giochi pubblicati, sì. Quindi qualcosa anche che è uscito nell'imminente, uscito a Essen, qualcosa che sta arrivando in Italia a sua, sì, firma, allora, e tanti prototipi sempre tra le sue valigie. Raccontaci, esatto, raccontaci un po' di queste tue novità. Allora, le novità di Essen sono state essenzialmente due, che Riders of the Caribbean, un gioco da 2 a 4 giocatori, 5 con l'espansione. Un gioco sui pirati che, mm-hmm, piacciono sempre, con una bellissima edizione deluxe con uno scrigno e delle monete in metallo. Anche questo piace sempre, anche questo l'aspetto piace sempre. Deluxe. Sì, sì, è vero, è una cosa che piace sempre a noi come giocatori.
e dicevo, un gioco da 2 a 4 giocatori dove si cercheranno di assaltare le navi, accaparrarsi queste merci e cercare poi di difendersi nel corso dei giochi da alcune insidie che verranno fuori. C'è una forte competizione e anche molto spassoso, perché insomma si creano certe dinamiche molto particolari al tavolo. È un gioco di carte da 20 minuti. Questo è Riders of the Caridian, e poi c'è stato Sushibot, che finalmente, dopo un po' di gestazione lunga, ha visto finalmente la luce. Anche Sushibot è stato un Kickstarter di Japan Anime Games l'anno scorso, e anche questo è un gioco con delle componenti molto sontuose, ma molto interessanti dal punto di vista sia tattile che visivo, perché c'è una barca di legno con questi piattini di sushi che sono intanto dei piattini con il sushi proprio tridimensionale che scorrono su in questa barca, creando poi delle dinamiche molto particolari, perché è un gioco che fa leva anche sulla memoria. Quindi impiliamo i piattini sulla nostra tovaglia, dobbiamo ricordarci cosa abbiamo preso, non possiamo sbirciare nella nostra pila. E in più c'è un momento particolare, molto entusiasmante nel gioco, che viene innescato da una carta che chiede ai giocatori di ricordare quali sono i piattini nella zona nascosta, perché questa barca ha una zona nascosta, i piatti scorrendo vanno a finire anche in quella zona. Quindi c'ha questi due punti particolari. Ecco, Francesco, noi l'abbiamo sostanzialmente scoperto con giochi ambientazione molto orientale, ma poi in realtà abbiamo scoperto che anche come scelta di ambientazioni sei molto eclettico come autore, perché siamo passati, per dire, da Xian e Tangarden, che sono un po' i tuoi capisaldi, ad altre ambientazioni tipo Legend Rider oppure Murano, questi Murano. Anche gran gioco. E l'anno scorso un premio per uno dei premi a Lucca, insomma, Papyrus, che ha vinto come gioco, insomma, come in collaborazione con altri autori, con esatto. Dario Massarenti, con cui io collaboro spesso, Matteo Sassi e Maurizio Giacometti, con cui ho anche altre collaborazioni in corso, e abbiamo creato questo gioco di carte per partecipare al gioco inedito. Il gioco inedito, esatto. E, insomma, il gioco è stato premiato come, insomma, miglior gioco. Questo un po', secondo me, configura un Francesco Testini a cui piace molto creare giochi, cioè piace l'aspetto autoriale, l'aspetto creativo, e tutta la comunità che si stringe intorno a questa attività qua. Sì, molto. È, per esempio, un appuntamento immancabile per me è Idea G, ma come per molti autori, perché è un momento di confronto, è davvero un momento per crescere, per conoscere tante persone. È immancabile per me, io tutti gli anni ci vado con la famiglia. Ma sono incontri in cui poi nascono nuove idee, o servono solo per perfezionare idee già concretizzate? Nascono anche nuove idee e nuove collaborazioni. È bello, io durante una di queste ultime DAG ho conosciuto un altro autore, Tobia Botta, che è autore di tanti giochi di carte, e con cui ho avviato delle collaborazioni, perché ho provato, diciamo, i suoi giochi. È nata una bella, diciamo, sinergia. Un bel dialogo, una bella sinergia, e quindi abbiamo deciso di collaborare su alcuni progetti con delle nuove idee. E quindi... Aspetta, tra l'altro, Francesco, ti abbiamo incontrato anche in una delle ultime Idea G e avevi, insomma, dei prototipi anche molto interessanti, alcuni siamo anche riusciti a provarli, e non vediamo l'ora che si concretizzino, perché effettivamente ci sono sempre delle idee molto originali. È una cosa che ai giocatori piace trovare, perché c'è sempre la ricerca di qualcosa di nuovo, e sappiamo quanto è difficile tirar fuori qualcosa di nuovo nell'ambito dei giochi da tavolo. Sì, qualche progetto futuro, qualcosina ci puoi svelare? Allora, intanto volevo dire che comunque quest'anno ho anche partecipato con un gioco che si chiama Ikebana al premio Archimede, che è stata un'altra bella esperienza, parlando di autori e certo. di ambiente autoriale. Chiamo gioco Archimede.
altro premio famosissimo ormai, sì, probabilmente esatto, è l'unico in Italia che raccoglie davvero così tante iscrizioni, sì, di aspiranti autori, sì, e che ha come risultati molto concreti, perché molti dei giochi, sì, che esatto, arrivano finalisti o che vincono il primo Archimede generalmente riescono ad essere pubblicati, sì, di vedere la luce. Infatti è stata una bellissima esperienza, devo dire, sono contento e spero di rifarla. In più, un gioco che anche tu hai provato, a cui tengo molto, è un gioco di civilizzazione dal nome attualmente provvisorio dato da noi, che si chiama Pocket Cultures. Perché Pocket? Perché in realtà è un gioco molto condensato, è un gioco di carte che promette, con un mazzo di 24 carte e fazioni diverse, civilizzazioni diverse, di dare un'esperienza di gioco però molto profonda, della durata anche di un'ora e qualcosa, ecco, siamo intorno all'ora. Però è un gioco di civilizzazione uno contro uno che vedrà la luce a Essen del Essen 2024. Ora sono molto contento di questa notizia, perché scopro che la pubblicazione è imminente e il gioco mi era piaciuto molto, sì, perché effettivamente l'abbiamo trovato giocandolo in due, sì, estremamente equilibrato nonostante la forte asimmetria. Avevate delle giocato, fazioni, sì, tra l'altro con le due, se ricordo bene, con le due fazioni diverse, esatto, sì, scambiate, esatto, le esatto, esatto. Gioco in cui poi un'altra cosa che mi piace molto, le carte sono multifunzione, sì, per cui si possono giocare proprio utilizzando lati diversi per esprimere aspetti diversi, allora, della crescita della civilizzazione, che esatto, è percepibile durante il gioco, esatto, esatto, perché evolve durante... Allora, la meccanica delle carte multiuso è una cosa che a me piace moltissimo, quindi poi ogni autore sa, ha le sue preferenze. E noi qui abbiamo cercato di condensare in un gioco di civilizzazione, che di solito è sempre molto impegnativo dal punto di vista dei materiali e della presenza sul tavolo, di condensare in un gioco di carte tutto quello che è l'esperienza di un gioco di civilizzazione, quindi dalla costruzione al leader, alle risorse, all'aspetto della guerra, e quindi dal contendersi le province, all'aspetto scientifico, tutto con un mazzo di 24 carte multiuso. E sono molto contento del gioco e anch'io non vedo l'ora. Quindi sostanzialmente la scatola conterrà quattro fazioni che si sfidano, esatto, uno contro uno, tutte sostanzialmente asimmetriche, hanno tutte un modo di giocare diverso. Ce ne sono due un po' più semplici per iniziare, per imparare il gioco, e poi ce ne sono altre. Un gioco che potenzialmente poi può anche crescere. Si spera di poterne creare altre, poi se il gioco chiaramente ha un ottimo riscontro, certo, noi siamo già pronti. Perché insomma, come dicevo, anche questo è frutto di una collaborazione. Un altro aspetto, sì, mi piace molto collaborare con gli autori, raramente lavoro da solo, e questo gioco di civilizzazione è in collaborazione con Eske Christensen, che è l'autore di Living Forest, esatto, che voi tutti conoscete. Altre cose per il futuro che hai in cantiere? Allora, ho delle bellissime collaborazioni adesso per IDAG, non ti svelo niente, però okay, so che ti incontrerò a IDAG e ti farò vedere. Possiamo anche invitare chi ci ascolta, quindi cercare i tavoli di Francesco, perché tipicamente, esatto, sono sempre soddisfacenti, perché grazie. No, allora ci sono delle belle collaborazioni con autori italiani, con Walter Robert, con Andrea Mainini e altri. Ci sono dei bei giochi in lavorazione. Questo, noi quando passavamo prima avevamo visto che lì dove ci sono i vostri tavoli autoriali c'è la bandiera Saz. Sì. Saz anche in questo caso aiuta a fare gruppo intorno a questa attività. Assolutamente, è sicuramente il collante, e ci dà la possibilità appunto di avere ancora maggiore confronto e insomma fare spirito di gruppo. Adesso, visto che siamo arrivati un po' al completamento delle novità di Francesco, cerchiamo di capire per te, Francesco, questa fiera entra in gioco nuova qui a Milano, un po' che effetto ti ha fatto, insomma, cosa hai trovato? Noi ci siamo trovati qui anche ieri, sì, quindi noi non siamo, abbiamo già vissuto. Allora, una piacevole scoperta, ti devo dire, sia per me come autore, come giocatore, ma anche ieri sono stato, hai visto, con tutta la famiglia, sì, e si sono divertiti tantissimo. Siamo arrivati verso le 10 ieri mattina, siamo rimasti fino alle 11 in chiusura. Ok. Esatto, sì, diciamo, ieri sera c'era la Games Night che, esatto, andava fino a tardi. Esatto, sì.
una piacevole esperienza, davvero sono contento e spero insomma che questo evento cresca e anche per l'anno venturo insomma di ritrovarci. Sì, perché in effetti su Milano sembra strano, ma ci sono molto realtà frammentarie, sì. Ma non esiste un evento che ci vuole una realtà che accomuna un po' tutto, c'è la necessità, sì, esatto, di una realtà così. E se devo dire, non so se è stata anche la tua impressione, la cosa che mi è piaciuta venendo qui è stata anche la grande quantità di tavoli anche per giocare, sì, sì. Perché sì, insomma queste manifestazioni, come anche accade per Play a Modena, sì, sono belle per i giocatori quando sanno di potersi sedere e provare giochi, certo, nuovi. Anche come dicevi tu, con queste modalità di sfida con l'autore, esatto, che sono sempre molto arricchenti, perché uno non si ferma al gioco ma cerca anche, cioè, ha anche la lettura di quello che ci sta dietro, esatto, confrontandosi, curioso, direttamente può avere dall'autore delle curiosità su come nascono i giochi. E ti dico, ho avuto la possibilità ieri di provare diversi giochi, quindi confermo quello che dici, c'è la possibilità davvero di giocare. Tavoli sia poi ieri con i miei figli abbiamo giocato di tutto, sia tavoli anche più per giocatori. Ho provato diversi giochi che non probabilmente entreranno nella mia ludoteca finché avrò spazio in casa. Poi a un certo punto, vabbè, il problema dello spazio è un problema tipico, un problema comune, ok. Allora facciamo consigli per gli acquisti di Francesco. Cosa ti è piaciuto? Cosa allora, ti vorresti portare a casa che hai detto, ah, questo non l'avevo ancora provato, è una novità, allora, merita? Anche un titolo, Allora, mi viene giusto in mente, per capire un po' anche i tuoi gusti. Ok, fammici pensare. Allora, secondo me Empire's End merita, è un bel titolo e mi ha soddisfatto. Ho visto che l'hai provato anche tu ieri. Io l'ho provato ieri, l'avevo già provato a inizio anno in una pre-release insieme a Lucky Duck Games Italia e sì. L'ho trovato originale, cioè, perché c'è questa meccanica di asta molto intrigante, no? Hai visto? Sì, bisogna superare quel gradino psicologico, lo dico per tutti quelli che vorranno provarlo e comprarlo, che è un gioco sempre in cui perdi qualcosa. Okay. Perché tu parti con un grande polmone di punti, sì, che ufficialmente potresti dire, se non faccio nulla... Ho vinto. E poi però il gioco bastona. Esatto, c'è una bella asta per cui tu quando arriva il tuo turno devi decidere di accettare questo disastro oppure sacrificare una risorsa per passarlo al prossimo, esatto, giocatore. Però a un certo punto questa carta, questo disastro ti attira moltissimo, perché è vero che tu subisci il disastro, però le risorse, ma magari dentro, guadagni di più tra, certo, le risorse e il potere della carta che tu vai a piazzare nel tuo tableau è emozionante. Quindi a un certo punto tu lo accetti, perché poi comunque il disastro lo puoi riparare. Esatto. Quindi e puoi programmare un po', insomma. Si può programmare, sì. Anche a me era piaciuto questo aspetto in cui tu sostanzialmente puoi spostare delle carte e diventare asimmetrico rispetto agli altri. Quindi magari un disastro che qualcuno fa, sì, tanto male, tu magari, esatto, lo subisci, puoi accettarlo, sì, meno. Esatto. Molto bello, molto bello. Molto bello, è vero. Va bene. Io direi che ringraziamo Francesco, grazie, per essere stati qui, è sempre un piacere fare chiacchiere con lui, è sempre un piacere provare i suoi giochi, quindi chi è qui e ha l'occasione o nel futuro cercate sempre i suoi tavoli, anche quando sono solo prototipi, sono sempre molto intriganti. In bocca al lupo per le tue future pubblicazioni. Crepi. E un grande saluto a tutti. Un saluto. Ciao. Alla prossima. Ciao a tutti.